Poracci, questa cosa è gravissima. Nessuno ha indovinato il titolo corretto del gioco. E qui non possiamo andare avanti. Vi dico, qualcuno si è avvicinato di molto, ma la risposta non era corretta. Comunque bravi che con questi paralleli mi avete fatto sganasciare. E visto che ci siamo, vi lascio con un'altra clip sempre dello stesso titolo. Solo risposte sbagliate, mi raccomando, ma anche giuste, se no non si va avanti. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con un tampone negativo. Oltre alla salute, anche la ricchezza, perché con una puntata così densa e stracolma di news non si può che uscirne arricchiti. Oggi torneremo a parlare di Dread, della GTA Trilogy Collection e anche di Advance Wars, ma non solo. Prima di iniziare però, come al solito, vi esorto gentilmente nell'aiutarmi nel progetto di conquista di YouTube Italia. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. In descrizione trovate il link anche al Poreon, il Patreon dei Poracci, il club per chi vuole finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Ieri è stato annunciato a sorpresa il seguito spirituale di Stardew Valley. Eric Baron, il creatore del famoso Farming Simulator, ha svelato al grande pubblico Haunted Chocolatier. Sappiamo ancora pochissimo del titolo, ma da quanto dichiarato da Concerned Ape, Chocolatier esplorerà temi fuori dall'ordinario, dando sfogo alla fantasia, in netta contrapposizione con l'impostazione realistica e umile di Stardew Valley. Il gioco è ancora nelle sue fasi iniziali di progettazione, ma il filmato mostrato mette già in luce una continuità stilistica col suo predecessore, anche se si tratta di un engine diverso da quello di Stardew Valley. Come riportato dal creatore, sebbene dal trailer si possa intuire che il progetto sia in una fase avanzata di realizzazione, in un anno di sviluppo, Concerned Ape non è andato oltre l'impalcatura del gameplay base e c'è ancora tantissimo contenuto da aggiungere all'opera. Per ora, previsto solo su PC, il gioco sarà molto probabilmente multipiattaforma. Ora non ci resta che aspettare. C'è qualche fan di Stardew Valley nei commenti? Cosa ne pensate di questo Haunted Chocolatier? Ieri avevo intenzione di parlarvi delle patch next gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 che sono state rimandate al 2022, ma per questioni di tempo ho dovuto tagliare la notizia. Beh, ora Konami ci fornisce l'assist perfetto per tornare a discuterci sopra, perché anche i football, altro titolo traviato da un lancio disastroso, vedrà la sua prima patch rimandata a un giorno non meglio specificato di novembre. Ok, non è così lontano dalla data iniziale del 28 ottobre, ma Konami sembra nel pallone più totale e un rimando del genere non fa che peggiorare la percezione del pubblico nei confronti del prodotto. E questo è un peccato enorme, soprattutto pensando che Konami aveva tra le mani un ottimo modello per dare uno scossone significativo al mercato dei calcistici. E invece che autogol! Completamente all'opposto alla gestione di ID Software che il 26 ottobre pubblicherà per Doom Eternal una free major update che porterà il gioco alla versione 6.66. Idoli! In questo aggiornamento massiccio ci saranno tanti nuovi contenuti, tra cui la modalità Orda per il single player, miglioramenti alla modalità Battle Mode e due nuovi Master Level per il single player. Se ne avete la possibilità, vi consiglio di provare Eternal su Switch. Si tratta di uno di quei porting a dir poco impressionanti. E notizia dell'ultimo secondo, Sony ha appena annunciato un nuovo State of Play che si concentrerà sui titoli di terze parti. La presentazione si terrà mercoledì prossimo alle 11 di sera, durerà una ventina di minuti e come al solito noi lo seguiremo in live qui su YouTube. E ora passiamo alle notizie del giorno e torniamo a parlare di Metroid Dread, che vi prometto questa sarà l'ultima notizia riguardante il titolo di Mercury Steam per un bel po' di tempo, almeno fino al 5 novembre quando usciranno gli Amiibo. Quindi cosa succede dalle parti di ZDR? Beh, visto che questo è un po' il tema della puntata, è uscita la prima patch di Dread che risolve un bug presente verso la fine dell'avventura che causava una chiusura improvvisa del gioco nel caso si fosse distrutta una determinata porta su cui era stato lasciato un indicatore sulla mappa. Ma a parte questo, la vera notizia è che anche nella sua seconda settimana di commercializzazione, Dread è continuato ad andare alla grande in Giappone, mercato dove storicamente ha sempre faticato a imporsi. Nella settimana terminata il 17 ottobre, Metroid Dread è sceso al secondo posto dei software più venduti, aggiungendo altre 22.000 copie, arrivando a sfiorare il totale di 110.000 unità.
unità totali. Lo sapete cosa significa questo? Che Dread in pochi giorni ha superato le vendite totali giapponesi di quasi tutti gli altri episodi della serie e per ora risulta dietro solo al primo Metroid, con 1 milione di copie, e Metroid Fusion con 150.000 copie, che supererà di sicuro in breve tempo, dato che il periodo natalizio è dietro l'angolo. Insomma, lo ripeto per l'ennesima volta, che bello che finalmente, grazie a Switch, questa serie riesca a raggiungere il pubblico che si merita. La mia opinione su Dread la conoscete, ma speriamo che questo trend positivo dia una svegliata a Nintendo per accelerare i lavori su Prime 4 e magari tirare fuori qualche capitolo in versione aggiornata della storica trilogia in 3 dimensioni. E a proposito di remaster e remake di titoli storici, un plauso a Rockstar, che è una delle poche grandi aziende che se ne sbatte del weekend e posiziona gli annunci massicci di venerdì. 2 settimane fa ci aveva sorpreso con il teaser della trilogy di GTA e oggi ha sganciato la bomba con un trailer ricco di gameplay e di informazioni cruciali. Scopriamole insieme. I rumor ci avevano preso alla grandissima ed effettivamente i 3 titoli sono passati alla Real Engine e sebbene si tratti di remaster, i miglioramenti grafici apportati a GTA 3, Vice City e San Andreas sono imponenti. Il sistema di illuminazione è stato riscritto da zero, sono state migliorate le ombre, gli effetti meteo e riflessi, così come i modelli dei personaggi e dei veicoli, senza contare texture in alta definizione per palazzi, armi, strade e interni. Il comunicato stampa cita anche una nuova vegetazione, superfici migliorate e distanza di visualizzazione incrementata. Tutto questo è stato riassunto perfettamente da un commento sotto al video. Quelli di Rockstar hanno finalmente capito come si installano le mod. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova veste grafica, perché io sono un po' combattuto. Lo stile cartunesco ci sta, in fondo era proprio della serie fino a prima di GTA 4, che scelse un approccio molto più realistico, ma, mentre per GTA 3 e San Andreas il lifting mi sembra eccellente, c'è qualcosa che non mi convince in Vice City. Sembra tutto troppo eccessivamente smarmellato, per usare un termine tecnico. Che ne dite? Comunque, le novità non si fermano certo qui, tenetevi forte. Sono previsti una serie di miglioramenti in game necessari per dei titoli così datati. Quindi, nuovo sistema di targeting e lock-on, nuovi menu a ruota per armi e stazioni radio, minimappe aggiornate con funzioni di navigazione come segnali sulle destinazioni e anche supporto agli achievement e ai trofei. Non vi basta? Su Switch la trilogy avrà il supporto per la mira col giroscopio e implementazione del touchscreen per muovere la telecamera, mentre su PC il supporto al DLSS. È così che si fanno le remaster, porca miseria! Almeno sulla carta, eh. Speriamo che tutte queste promesse vengano mantenute. La cosa migliore? Il prezzo, 60 euro, non male considerando il valore dei 3 titoli. E la data di uscita, l'11 novembre, cioè dietro l'angolo. E per tutti i feticisti del fisico basterà aspettare qualche settimana in più per avere una versione su cartuccia o Blu-ray, prevista per il 7 dicembre. E per i veri poracci c'è la vera chicca. GTA San Andreas arriverà sul Game Pass al Day One, mentre per il 7 dicembre su PlayStation Now sarà portata la Definitive Edition di GTA 3. Sul serio? Non credo si potesse chiedere di più da un'operazione del genere. A questo punto sono proprio curioso di vedere come gireranno su Switch i 3 titoli. Ma vi rendete conto che presto giocheremo a GTA 3 su una console Nintendo? Qui siamo ai livelli di epicità di Steve su Smash, un passaggio epocale! E chiudiamo la settimana, purtroppo, con l'annuncio di un rinvio di un'esclusiva Switch. Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp è stato rimandato al 2022. Vi dirò, la notizia non mi ha colto veramente alla sprovvista. Il gioco, annunciato durante il Direct delle 3, aveva lasciato tutti quanti un po' freddini, in parte per il prezzo esagerato, in parte per la realizzazione tecnica che sembrava effettivamente tradire una lavorazione un po' approssimativa. Dal ripescaggio di un IP del genere, che ha segnato la storia del GBA, ci si aspetta il massimo del rispetto e della cura, cosa che il primo trailer purtroppo non lasciava intravedere. Con un'uscita prevista per fine dicembre e nessun nuovo aggiornamento, c'era molta perplessità nell'aria e il tweet di Nintendo ha confermato il sospetto di molti. Il gioco è rimandato alla primavera del 2022 per rifinire al meglio le ultime fasi di lavorazione. Che dire, meglio così, che si prendano tutto il tempo necessario per tirare fuori una remaster o un remake, ancora non saprei come definirlo, degno di questo nome, visto anche il prezzo a cui verrà venduto. Ma a questo punto, cosa uscirà a dicembre per Nintendo Switch?
Poracci, questo era tutto per la puntata di oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nella sezione commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci rivediamo presto con un nuovo video. Voi per questo weekend riposatevi, riguardatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Unreal, Michele Trilogy. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!